Le sette dominazioni della Sicilia. Breve storia fino al 1861. Per la sua posizione favorevole in mezzo al Mediterraneo, la Sicilia è sempre stata dominata da civiltà diverse. In Sicilia rimangono vestigia della civiltà greca che nell'Italia meridionale aveva fondato la Magna Grecia. La Valle dei Templi ad Agrigento o l'Acropoli di Selinunte ci danno un esempio della ricchezza di questa civiltà. La Sicilia viene controllata anche dagli arabi che dall'Ottocento si insediano nell'isola per 2 secoli. Risalgono agli arabi la coltivazione del pesco, dello zucchero, del riso e degli agrumi. Come parte dell'architettura, ad esempio la chiesa di San Giovanni degli Eremiti a Palermo. All'Emirato di Sicilia segue il regno dei Normanni. Questi erano un popolo di navigatori che veniva dal nord dell'Europa. Essendo cristiani, il Papa favorì il loro dominio dell'isola e Ruggero d'Altavilla venne incoronato re del regno di Sicilia. Attraverso il matrimonio di Costanza d'Altavilla con Enrico IV di Svevia, il regno di Sicilia viene a far parte del Sacro Romano Impero governato dagli Svevi. Federico II di Svevia, nato e cresciuto a Palermo, governa un impero che si estende dalla Sicilia alla Germania. Nel XVI secolo la Sicilia fece parte delle eredità di Carlo V d'Asburgo. Questo imperatore del Sacro Romano Impero aveva avuto in eredità anche la corona di Spagna. Alla sua morte, il regno di Sicilia passò quindi in mano agli spagnoli. Dopo vari passaggi di mano, tra cui una fase austriaca, il regno delle Due Sicilie venne governato dai Borboni, una famiglia reale spagnola. Questa casata non avvia le riforme e gli investimenti necessari. E l'economia siciliana ne risente. Inoltre, i Borboni impongono un alto regime fiscale alla popolazione. I siciliani si ribellano più volte e nel 1820 istituiscono un governo autonomo, ma tutte le rivolte vengono soppresse nel sangue. Per questo motivo, all'arrivo di Garibaldi nel 1861, la popolazione siciliana reagisce con molte speranze e insorge aiutando i garibaldini.